Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno amici, come state? Allora, oggi faremo una super ricetta sempre in tema giapponese e faremo i taiyaki. Mamma, non li avete già fatti i taiyaki? Abbiamo fatto i dolci. Ne abbiamo fatti dolci oggi, proviamo a farli salati. Questo è un esperimento in realtà, ma non importa. Allora, cosa ci servirà per questa super ricetta? Più o meno le dosi sono come quelle dolci. Cosa stai facendo? Qualcuno sta mangiando gli ingredienti. 150 g di farina, 180 ml di latte, poi c'è un uovo, sale, una puntina di bicarbonato. Il cappuccio tagliato fino fino fino, senza tagliarvi le mani con quella cosa infernale. Del prosciutto e del formaggio asiago. Comunque potete mettere quello che vi pare. Iniziamo mettendo il latte nella farina. Mescoliamo bene bene. Aggiungiamo l'uovo. Il sale che non scende. Mi raccomando, non ci devono essere grumi. Per ultimo il bicarbonato. Verranno un po' più morbidini col bicarbonato. Ovviamente per questa ricetta vi servirà questa magnifica padella con i pesci dentro, che vi lasciamo il link qui sotto. Ora la imburriamo bene bene così non si attacca. Aspettiamo che si scaldi. Ora versiamo. Sì, questa dose dovrebbe essere sufficiente. Un altro pesciolino. Ok. Ora mettiamo gli ingredienti. Mettiamo un po' sopra. Basta, basta, basta. Troppo lungo. Ok. Ora chiudiamo. Bene, chiudi bene. Giriamo veloce. Ale. E aspettiamo qualche minuto. Ogni tanto guardate, ecco, se si stacca vuol dire che siamo abbastanza bene. Ed eccoli qua, i nostri pesciolini un po' pallidini. Se li volete più dorati, mettete anche lo zucchero. Se volete farli dolci, soprattutto. E andiamo col secondo giro. Questi li faremo. Oddio! Ci faremo male. Allora, questi li faremo una versione un po' più giapponese, quindi con cavolo cappuccio. Mettere ancora un po'. Il prosciutto. Se volete mettere anche un po' di pancetta, ci sta, secondo me. E ancora un po' di pastella sopra. Ora dovete riuscire a coprire abbastanza in modo che poi non si bruci quello che sta per fuori. Sì, bene. Magari le lo spalmate un po'. Sì. Così. E chiudiamo. Bene, mettiamo un po' di guarnizione sopra quelli versione giappi. Un po' di maionese. Sì. Mettiamo un po' di cipollotto fresco. Buono. Sì.
E in finale, lui, il famigerato Katsuobushi. Sì. Bello che si muove. Allora, vediamo quelli al formaggio come sono venuti. Wow, molto interessante. Pronti per l'assaggio? Ovviamente questo è il nostro aperitivo. E va. Sì. Assaggio formaggio. Manca il sale. Manca sale. Ne ho messo poco sale. Sì, dai. Vediamo l'altro com'è dentro. Wow. Wow, un'esplosione di cose. Taggio versione giappa. Molto più gustoso questo, secondo me. Buono. Questi sono i miei preferiti. Katsuobushi dà quella sapidità extra. E non sta neanche male con lo spritz. Approvati. Esperimento riuscito.